Buongiorno, oggi vedremo come creare un link di download dei file caricati su OneDrive, un servizio gratuito della Microsoft a cui si può accedere con uno dei tanti account Microsoft. Può essere un account Outlook, un account Live, un account Hotmail, insomma uno dei tanti account che si usano anche per i computer Windows, per accedere ai computer Windows. Si va a questo indirizzo OneDrive, si va su Accedi e si accede con il nostro account Microsoft. Su OneDrive si possono caricare fino a 18 GB di file, posso caricare, non so se per tutti sarà così, comunque credo che sia. No, 15 GB sia per tutti, si può caricare fino a 15 GB di file, quindi in maniera gratuita, quindi uno spazio veramente importante. Chiaramente a pagamento si può anche arrivare fino a 1 TB, cioè a 1000 GB, guardate. Però chiaramente a pagamento, gratuitamente si può arrivare credo a 15 GB. Dunque, i link di download sono quei link che se incollati nel browser fanno scaricare automaticamente il file. Vediamo come si fa a generare questo link di download. Lo vedremo con un file di un documento, con un file di un brano musicale e con un file di un video. Innanzitutto si dovrebbe creare una cartella, si va qua su più nuovo e si crea una cartella. Se le cartelle sono state già create, come nel mio caso, si sceglie una qualsiasi cartella, per esempio iniziamo con caricare un documento. Si apre la cartella in cui caricare il documento, ce ne sono già due. Per caricare un documento si va su più carica, file e si carica un documento scelto appunto dal nostro computer. Si va su apri e si attende la fine del caricamento. Questo è il caricamento. Il caricamento è stato effettuato, quindi si mette la spunta sul file che abbiamo caricato, questo in questo caso, e si sceglie. Qui, come vedete, si può scegliere di condividere, scaricare, eliminare, spostare. Quello che ci interessa a noi per avere il link di download è l'opzione Incorpora, per appunto incorporare questo documento. Ci si clicca sopra, sulla destra verrà mostrata questa colonna, si va su Genera e verrà mostrato un codice di un iframe che se incollato in una pagina web mostrerà questo documento appunto in questa pagina. Cliccando sopra con il sinistro del mouse si potrà copiare poi con il destro del mouse. Se si incolla in una pagina web, in questo modo, si vedrà il documento. Come vedete in questo caso, naturalmente bisognerebbe cambiare le dimensioni qua, ecco, facciamo un po' più alto, ecco, questo è il documento, ma a noi non ci interessa tanto l'incorporazione del documento, ci interessa appunto quello, ci interessa di creare il link di download. Quindi questo codice dell'iframe lo incolliamo in un file di testo in questo modo. E questo è il codice dell'iframe. In questo codice dell'iframe c'è l'indirizzo del documento, in questo caso, che è questo qua, quello che viene dopo la stringa src, cioè la sorgente uguale virgolette, questo è l'URL, l'indirizzo del documento, fino a che non si arriva alle altre virgolette, si va su copia, e questo è il Si incolla, questo è il file, l'indirizzo di condivisione. Per farlo diventare indirizzo di download, basta semplicemente sostituire embed, vedete questo embed, sostituisce con download. In questo modo. Questo è l'indirizzo di download del file che io ho caricato. Se io infatti lo incollo in un browser, io lo copio questo indirizzo, lo incollo in un browser, nella scheda di un browser e poi vado su invio,
io scaricherò il file che ho caricato su OneDrive. Guardare, vedere per credere, ecco qua, vedete, sulla sinistra se abbiamo visto che è stato scaricato lo stesso file, infatti avete visto che ha preso il numerino 2. In realtà qui si potrebbe anche eliminare l'ultima parte del URL, cioè questo qua, e lasciare soltanto la parte della key di autorizzazione, che funziona ugualmente. Si va sull'invio e infatti vedete. Quindi questo serve per generare il link di download di un documento. Vediamo come si fa a generare un link di download di una musica, di un file audio. Qui si chiude, si va sempre su File, si sceglie una cartella o eventualmente si crea una cartella. Scegliamo, che so, la cartella Musica, se c'è. Ecco qua, la cartella Music. E adesso andiamo su Carica e carichiamo un file musicale. Questo qua. Andiamo su Apri e attendiamo che il file musicale venga caricato. Questo è il file musicale caricato, si mette la spunta e quindi lo possiamo incorporare. Si va quindi su Incorpora. Qui sulla destra verrà mostrata sempre la stessa colonna. Si va su Genera e verrà generato il solito iframe che noi copieremo toccandoci sopra con il sinistro del mouse e poi destro del mouse copia. Ora noi potremmo anche inserire questo codice dell'iframe in una pagina web e vedrete che cosa viene viene mostrata una icona che noi potremmo riprodurre, però in maniera del tutto diversa a quella magari che ci serve a noi. E allora cosa facciamo? Incolliamo questo iframe in un file di testo, questo mod che abbiamo fatto prima, e prendiamo solo l'indirizzo del file audio, lo copiamo e lo incolliamo. Questo è l'indirizzo, lo dobbiamo far diventare da codice embed a codice di download. Quindi sostituiamo embed con download. E se adesso noi incolliamo questo URL, questo indirizzo nel browser, verrà scaricato il file in oggetto. Si va su invio e verrà scaricato il file in oggetto, come vedete. Ecco qua. Si può fare però anche molto di più. Si può creare un player di quest'audio e quindi si può usare il codice di un player HTML5, questo per esempio, e sostituire a questo cancelletto l'indirizzo di questo audio preso da OneDrive. Questo può essere fatto anche ovviamente se noi vogliamo creare una playlist di audio o di video con OneDrive. Si incolla. Se noi usiamo adesso questo codice, lo incolliamo in una pagina web, visualizzeremo un player HTML5. Incolliamolo. Ecco, vedete, questo è il player HTML5 con cui potremo riprodurre l'audio. Potremo anche scaricare l'audio, permette di scaricare l'audio. Per altre informazioni vi rimando al link che vedrete sotto il player di questo video tutorial. E vediamo, quindi questo è un modo per magari caricare del vostro audio, della vostra musica su OneDrive e poi riprodurla nel vostro sito se ne avete appunto un sito. Si può fare lo stesso anche con i video. Sì, in questo caso si va sempre su File,
Stavolta si sceglie una cartella di video o si crea. Vediamo se c'è una cartella di video, mi sembra di sì, più o meno. Eccolo qua, video. E adesso si carica un video, si va quindi su carica più file e si seleziona un video da caricare. Vediamo questo. Si apre. Quando è caricato, si fa esattamente quello che abbiamo fatto con i documenti e con il file musicale, si seleziona. È un po' più lungo da caricarsi perché chiaramente è un video, quindi è un po' più pesante. Ecco, si è finito di caricare. Io lo seleziono e vado sempre sul classico incorpora. Ecco, adesso si vede anche l'anteprima, quindi dopo averlo selezionato andiamo su incorpora. In questo caso non si vede incorpora, si va qui sul menu e si vede qua incorpora. Se non si vedesse, si vede qua sul menu, si va su incorpora, si vede sempre la stessa colonna, si va su genera e verrà generato l'iframe del video che io posso anche incollare così com'è in una pagina web, ma se voglio creare un player, ci clicco sopra, sinistro del mouse, destro del mouse, copio, lo incollo in un file di testo. Quello che mi interessa è l'URL del video, questo, che viene dopo src, cioè source, questo è l'abbreviativo di sorgente, lo incollo. Per farlo diventare un link di download, devo sostituire embed con download. Se io incollo questo link di download sul browser e vado su invia, verrà scaricato il video che io ho caricato, appena caricato su OneDrive. Provare per credere, invio e verrà scaricato, come vedete in basso a sinistra verrà scaricato il video. Questo video può essere usato anche per creare un player video da mettere in una pagina web. Uso il codice di un player HTML5, questo per esempio, questo qua. Al posto del cancelletto sostituisco l'URL del video che ho appena caricato su OneDrive. Se io adesso incollo questo codice in una pagina web visualizzerò una cosa come questa, cioè un player video con cui riprodurre il video che ho appena caricato su OneDrive. Questo è il player del video, credo di poterlo anche centrare. Div Align Center. Dunque, qui ci sono le dimensioni 700 di larghezza, 894 di altezza. Posso naturalmente anche far andare il video. Dunque, essendo un video, ci vuole un po' a caricarsi, specialmente in questo sito che è un sito di un editor online. E quindi è un po' lento a caricarsi, ma quando il video è caricato io lo posso riprodurre andando sulla icona del play. Qui c'è anche il menu per poterlo scaricare, eventualmente metterlo in picture in picture, cioè come con quella funzionalità che esiste anche su YouTube. Adesso riproduciamo il video. In questo caso è anche un video con l'audio. Posso interromperlo, posso spostarmi all'interno del video. Come vedete, si può creare un link di download di documenti, di audio, di video e poi poterlo utilizzare come ci pare. Possiamo magari inserire questi link di download in un social per permettere agli amici di scaricare un nostro documento, un nostro video o un nostro audio, oppure possiamo, per chi è più esperto,
possiamo usare questi URL di download di OneDrive per creare dei player di video, player audio o da inserire in una pagina web di un nostro sito o di un nostro blog. Prima di finire ricordo che in un video precedente, video tutorial precedente, avevo mostrato come creare una playlist M3U di video caricati su Dropbox. Chiaramente al posto dei link di download dei video caricati su Dropbox si possono mettere anche i link di download dei video caricati su OneDrive utilizzando i link di download con il sistema che ho appena mostrato. Chiaramente si può anche creare delle playlist con VLC, come nel video che ho appunto citato, con sia video caricati su Dropbox, video caricati su OneDrive e video caricati anche su Google Drive o Google Sites, ovviamente. E questo è tutto. Ci sentiamo la prossima volta.